Franco Cosmai, presidente Rosselli Mutina, partiamo naturalmente dalle dichiarazioni dell'allenatore del vostro avversario di domenica, dello Zola, che insomma ha parlato in maniera piuttosto esplicita di, insomma, se ho letto bene, di alcuni premi a vincere che avrebbero avuto i loro avversari. Come ho detto prima, è una cosa che abbiamo letto stamattina sul giornale e che non può fare altro che farci sorridere. Non vogliamo aggiungere nulla perché non è il momento di fare polemiche, anzi noi facciamo i complimenti all'Axis per il bellissimo campionato che ha fatto con un minimo di immodestia al pari nostro, e nessuna cosa può scalfire in questo momento l'entusiasmo che pervade il nostro ambiente. Se pensiamo solo alla piccola società di quartiere che nel giugno del 2014 faceva la seconda categoria, quest'anno ha avuto l'onore di giocare quasi tutta la stagione al Braglia e ha questo, speriamo, epilogo al Mirabello di Reggio Emilia, una cosa sicuramente indimenticabile per tutti noi, e nessuna dichiarazione più o meno fantasiosa può andare a scalfire la gioia che proviamo in questo momento. Il mister e il capitano parlano giustamente di calcio, di emozioni, di tecnica, di tattica. Con il presidente possiamo parlare anche invece della società, di presente, di futuro. Insomma, è stato un anno con mille emozioni e con mille sguardi sempre rivolti al futuro. Questa partita cosa cambia per il vostro futuro, per una Serie D, per far rinascere anche il Modena Calcio? Insomma, voi che ruolo giocherete in quella partita? Come diceva il mister, non era negli obiettivi della stagione la promozione. Siamo felicissimi di essere in lotta e avere la consapevolezza di, anche in caso di un insuccesso di domenica, di continuare un percorso meraviglioso. A questo punto ovviamente nessuno si tira indietro ed è chiaro che l'obiettivo della Serie D è un obiettivo che è presente nella mente di tutti noi. Da qui a quello che può succedere nei prossimi mesi, noi speriamo di poter fare la Serie D a Modena quest'altro anno, come Rosselli Mutina, come hanno detto per tutta la stagione, l'hanno ripetuto e lo ripetono tuttora i nostri patroni, che sono Paolo Galassini e Gianlauro Morselli, a cui io non posso che dare un grandissimo abbraccio e profondere un grandissimo ringraziamento per l'esperienza meravigliosa che mi stanno facendo vivere. Da zero squadra al Braglia, se quest'altro anno ci auguriamo, vi augurate di vedere un derby al Braglia tra due squadre modenesi, è fantacalcio o è una possibilità? Ma no, questo lasciateci godere fino a domenica di questo momento calcisticamente entusiasmante. Poi dopo domenica quello che succederà succederà. Io posso fare solo mio quello che ha detto Paolo Galassini un paio di settimane fa, che credo, ma questa è un'opinione assolutamente personale, mi garantisco, credo che sì, che avere due squadre a Modena in Serie D possa essere solo una dispersione di energie, ma questo veramente, ripeto, è una valutazione assolutamente personale da quello che ritengo di essere un uomo di sport.